Si è svolto a Giulianova il dibattito sul tema pesca, società ed ambiente, le produzioni da valorizzare, il mare da difendere. Si è trattato di un importante confronto definito necessario in virtù delle recenti novità che riguardano il settore, ovvero la proposta condivisibile e opportuna della Commissione europea di concedere una deroga sulla taglia minima consentita alla pesca delle vongole in Adriatico. Proposta che nelle prossime settimane sarà al vaglio della Commissione Pesca del Parlamento europeo, ma al centro dell'incontro anche le diverse problematiche che il settore sta vivendo. Occorre un sostegno ancora più forte all'economia del mare che oggi, oltre ad avere problematiche economiche, ha un problema ancora più grave. Non abbiamo più i giovani, occorre un ricambio generazionale. Appunto, anche su questo piano FEAMPA 21-27 mi auguro che sia previsto un incentivo per i giovani under 40 come era stato già preventivato. La nostra regione già sta al lavoro per accelerare i tempi perché ora necessita più che mai usufruire dei contributi comunitari. Quindi accelerare i tempi per far sì che agli operatori arrivi finalmente un contributo fattivo e pratico, altrimenti si rischia un collasso. Evento alla quale ha preso parte anche l'europarlamentare Rosa D'Amato, che ha spiegato cosa l'Europa può fare e sta facendo a sostegno del comparto pesca. L'Europa fa regolamenti e direttive proprio che vanno ad intaccare la pesca e poi oggi in un momento di crisi energetica il settore è particolarmente debole e ha bisogno di sostegno a partire dall'Europa. Poi qui siamo in un luogo dove c'è la valorizzazione del prodotto delle vongole che in questo momento, grazie a un atto delegato della Commissione europea, può avere la deroga della misura minima dei 25 mm per altri 3 anni addirittura. Quindi veniamo a portare il nostro completo appoggio da parte del gruppo a cui appartengo, Greens EFA, ma riusciremo a lottare in Parlamento europeo affinché nessun gruppo parlamentare faccia obiezione a questa deroga che la Commissione europea, con dati scientifici, grazie alle competenze del territorio e alla sinergia dei consorzi, è riuscita ad ottenere.